vorrei dire due parole prima su quello che è per me slow food, nel senso che io sono cresciuto nel mito di Carlo Petrini, perché era un grande amico dei miei e mia madre ogni volta che tornava da Bra raccontava le prodezze che facevano questo gruppo di pazzi. Iniziarono con una libreria, poi fecero un supermercato gestito dai pensionati che vendeva a prezzi ribassati i prodotti fondamentali, poi fecero una radio libera. Carlo Petrini racconta sempre la storia che gli sequestrarono l'emittente, per cui con mio padre si inventarono la buffonata che ogni giorno dovevano andare a controllare in caserma dai carabinieri il potenziometro, perché se c'era un bene sequestrato il proprietario aveva diritto di mantenerlo, per cui facevano finta di controllare soltanto per rompere le scatole alla forza pubblica. E poi quando si scoprì che la rivoluzione comunista in Italia non potevamo farla, e da un certo punto di vista è stato meglio così perché il livello di follia del tempo era notevole, iniziò l'avventura di Slow Food, e io devo dire che ho avuto l'onore di disegnare la prima lumaca su 50 magliette che inviai a Bra per l'inizio, la fondazione dello Slow Food. Ecco, detto questo, passo al tema di questa conversazione e vorrei partire dal discorso delle diete. Io ho iniziato quando ero un ragazzo, avevo problemi di salute e soprattutto mi ero innamorato di una ragazza che aveva iniziato a fare macrobiotica e lei non mi voleva, io cercavo in qualunque modo di sedurla e uno dei tentativi fu iniziare a fare macrobiotica anch'io. E la macrobiotica è una cosa molto intelligente perché dice: per migliaia di anni gli esseri umani hanno mangiato cereali e verdure cotte, i popoli che mangiano questo tipo di alimenti non hanno tutta una serie di problemi fondamentali, di malattie, quindi questa è l'alimentazione giusta. Però poi arrivano degli altri che dicono: ma siete matti, l'agricoltura esiste da 10.000 anni, prima per milioni di anni gli esseri umani non hanno mangiato cereali, perché erano introvabili, ne trovavano qualche chicco, hanno mangiato soltanto cibi crudi, quindi bisogna mangiare frutta e verdura cruda. E in effetti sembra un ragionamento sensato, però poi arriva un altro gruppo e dice: ma siete fuori di testa, se voi mangiate solo frutta e verdura cruda morite. Perché? Perché è vero che mangiavano solo frutta e verdura cruda, ma mangiavano anche gli insetti. E quindi se voi non mangiate gli insetti vi manca la sostanza essenziale per un'alimentazione corretta. Quindi qual è l'alimentazione giusta? Se io mangio gli insetti mi fanno schifo e quindi mi ammalo, perché c'è l'aspetto psicologico oltre all'aspetto della sostanza. La mia conclusione di tutto questo discorso è che non esiste una dieta perfetta e quello che secondo me funziona molto è che le persone mangino quello che sentono di mangiare. Tra l'altro, se c'è qualche vegano in sala posso dare una comunicazione interessante, perché c'è sempre più elasticità sul cibo anche dalle associazioni più rigide. Non so se avete letto oggi sul Corriere della Sera che l'associazione statunitense vegana ha stabilito che la carbonara si può mangiare, perché il maiale, una volta che l'hai salato, stagionato, affumicato e fritto fino a carbonizzarlo, non è più un animale, è un minerale. Quando un po' di giorni fa l'ho detto a un'assemblea di 500 vegani, ci sono stati 5 secondi di silenzio e poi un vaffanculo generale, però io ci ho provato, perché secondo me la carbonara è una forma di religione, quindi è un peccato che ci siano tanti miscredenti che per motivi peraltro correttissimi non ce ne vogliono cibare. L'altra osservazione sulla dieta che vorrei fare è che Nelson Mandela
ha passato 25 anni in un carcere duro a mangiare porcherie. Quando è uscito da lì non soltanto stava benissimo, tant'è che ha campato ancora un bel po', fino a 90 anni, ma aveva anche il cervello che gli funzionava ancora. E un caso simile ce l'abbiamo con Mujica, che è diventato poi presidente del Perù e ha passato 7 anni sepolto a 30 metri di profondità, non gli davano neanche l'acqua sufficiente per sopravvivere, ma è uscito ancora vivo e pensante, tant'è che è diventato anche presidente del Perù. Ecco, l'elemento emotivo del cibo secondo me è fondamentale. Fatta questa premessa, vorrei raccontarvi la mia esperienza. Nel 1982 fondiamo la Libera Università di Alcatraz in Umbria, che è un insieme di varie cose. Mio padre voleva fare una scuola di teatro, io volevo salvare il bosco che c'era intorno al piccolo podere che avevo comprato. Andai da mio padre e gli dissi: se vuoi fare una scuola di teatro facciamola da me, però compriamo il bosco perché viene meglio il teatro col bosco. E mio padre, invece di dirmi sei scemo come mi aspettavo, mi disse: ah, che idea fantastica, perché siccome fo vuol dire faggio in piemontese, c'è un'idea nella mia famiglia che gli alberi portano fortuna, e alla fine abbiamo comprato 4 milioni e mezzo di metri quadrati di boschi, abbiamo fatto un centro culturale, Libera Università di Alcatraz si chiama, anche noi siamo un'università, non solo voi, e abbiamo aperto uno dei primi ristoranti vegetariani biologici. Il problema del vegetariano è stato, diciamo, affrontato in maniera rude da mio padre, che è un famoso carnivoro, perché praticamente dopo 3 giorni di ristorante vegetariano mio padre è arrivato all'ora di pranzo con altri 4 teppisti e hanno buttato sui tavoli una decina di sacchi di polli arrosto, e io ho visto la gente che sbranava i polli arrosto senza neanche toglierli dalla confezione, e ho capito che la dieta vegetariana imposta non funziona, per cui siamo diventati un ristorante che faceva biologico ma anche carne, pesce e quant'altro. Facendo questo ristorante ci siamo posti 2 problemi sostanziali. Il primo era di fare un cibo salutare, quindi cibo biologico, che nel 1982 era veramente difficile procurarsi. Tra l'altro fummo i primi in Italia a analizzare i prodotti biologici, scoprimmo che molte aziende truffavano perché vendevano dei prodotti non biologici, scoppiò il primo grande scandalo sull'Espresso grazie alle analisi che noi facemmo sul cibo. E poi lavorammo su come cucinare e che prodotti utilizzare. Ad esempio la frittura, voi sapete che si può friggere con l'olio d'oliva, si può friggere con lo strutto, si può friggere anche con l'olio di semi, anche se ha dei difetti rispetto all'olio d'oliva, ma non con l'olio di semi industriale. L'olio di semi industriale è estratto con le trieline, con una serie di additivi pazzeschi, viene fatto bollire ad altissima temperatura dopo per togliere le trieline, insomma è una porcheria a livello olimpionico, per cui è qualcosa che bisognerebbe evitare. E abbiamo cercato tutta una serie di astuzie per migliorare la qualità del cibo dal punto di vista della digestione. Ad esempio noi lavoriamo molto con le gite scolastiche, facciamo le patate fritte, fritte nell'olio d'oliva extravergine biologico, con una friggitrice che fa girare l'olio di modo che la temperatura sia uniforme dappertutto, ma la cotoletta di pollo alla milanese la facciamo nel forno ventilato, perché si riesce a ottenere lo stesso risultato senza la frittura, il che è meglio. L'altra cosa che noi abbiamo fatto è di lavorare su come è organizzato il pranzo. La maggioranza dei ristoranti ti danno il menù, e il menù comporta 2 fenomeni. Uno, che tu scegli il cibo
in maniera razionale, antipasto, primo, secondo, frutta. Se invece tu hai un grande buffet con tutta una serie di cibi che puoi scegliere, e se non ti piace quello che c'è nel buffet puoi chiedere qualunque cosa, non ci sono limiti, tu scegli con gli occhi e col naso. Che cosa abbiamo osservato? Abbiamo osservato che in questa maniera, offrendo piatti a base di verdura molto interessanti, è diminuito del 90% il consumo di carne, avendo però sempre la carne sul buffet. Cioè, se le persone scelgono col naso e con gli occhi, mangiano molto meno carne di quella che mangerebbero se invece scegliessero con un menù. L'altro aspetto è, secondo me, fondamentale, è un elemento di libertà, ma anche di benessere, perché voi sapete benissimo che quando uno va al ristorante ordina e poi deve aspettare, inizia a guardare se gli altri tavoli vengono serviti prima. È un meccanismo paranoico che dà ansia, come io sono arrivato prima, quelli li portano già gli spaghetti, sono privilegiati, e la gente ancora prima di iniziare a mangiare è già incazzata, e questo influisce negativamente sull'assorbimento dei cibi, sul benessere, la felicità, il desiderio sessuale, tutta una serie di altre cose fondamentali. L'altra questione è il lusso di arrivare a tavola e prendere subito quello che vuoi mangiare, e poi, fondamentale, l'ho già detto, mangiare quanto vuoi, cioè non ci sono limitazioni. Puoi prendere una cosa una volta, due volte, cinque volte, non c'è problema. Questa concezione del cibo, del modo di organizzare il ristorante, ci ha portato a un enorme risparmio. Cioè, incredibilmente, una cucina che fa cibo biologico, noi ci riforniamo da Ecor Natura Si fin dall'inizio, quindi abbiamo dei costi molto alti per le materie prime, anche perché Ecor fa una politica di pagare, ad esempio, i pomodori non 8 centesimi al chilo, ma 36 centesimi al chilo, per cui tu ti assumi un costo più alto delle verdure e dei cibi che proponi. Ma in realtà il sistema del buffet, in cui la gente prende da solo il piatto e poi se lo riporta sparecchia da sola, comporta un risparmio enorme nei termini di tempo. Cioè, un pranzo medio nel nostro ristorante dura un'ora. In termini di quantità di camerieri, servono molti meno camerieri, il fatto di avere un buffet e non avere le comande suddivise, cioè tre spaghetti al pesto, due ravioli, una bistecca, eccetera eccetera, comporta che la cucina ha bisogno di molta meno manodopera, e alla fine il costo unitario di un pranzo per noi, nonostante stipendi particolarmente alti, nonostante non ci sia nessuno che lavori a livello del minimo sindacale, tutti hanno stipendi più alti, viene a costare pochissimo di più di un pranzo in un ristorante che invece dà dei prodotti di qualità molto inferiore, ma utilizza il servizio tradizionale con il menù e le comande individuali. Questo è molto interessante, è una filosofia completamente diversa, nella quale noi privilegiamo la qualità nella forma più semplice, che secondo me è anche la migliore per chi mangia, però c'è un problema: non vieni servito. Ovviamente questo è un grosso problema, perché per molti andare al ristorante vuol dire essere serviti al tavolo. Qui c'è un grosso discorso di filosofia, ed è fa parte di una battaglia culturale che noi stiamo facendo con questo ristorante. Vogliamo proporre un'idea diversa della cucina,
non solo nell'organizzazione della cucina, ma anche in come cuciniamo e in che cosa cuciniamo. Qui c'è un grosso problema. Chi di voi si troverà a lavorare nei ristoranti se ne renderà conto. Cioè c'è oggi, come ben sapete, un grandissimo interesse per il cibo, per la cucina, è pieno di trasmissioni televisive sui cuochi e sui ristoranti, ma c'è anche una concezione, secondo me, perversa del cibo. Cioè, la mia domanda è: che cosa è il lusso, il vero lusso, e che cosa è invece l'apparenza di lusso? Io credo che oggi la stragrande maggioranza dei ristoranti italiani, ma suppongo anche in giro per il mondo, hanno come obiettivo l'apparenza. Fanno una grossa presa per il culo dei clienti. Cioè, io non ti vendo tanto quello che è nel piatto, quanto quello che sta intorno. Faccio un esempio: la maggioranza dei ristoranti che sono sulle guide, per cui ristoranti di un certo livello, friggono con l'olio di semi industriale. Come fai a parlare di alta cucina se tu hai dei cuochi e dei clienti che non sono in grado di distinguere la differenza tra un fritto fatto con dell'olio o dello strutto buono e un fritto fatto con un veleno? Abbiamo una sordità della bocca, un'incapacità di sentire i sapori. Che senso ha avere un ristorante che ha nella cantina dei vini da 50, 100, 200, 500 euro e poi serve del fritto schifoso e magari l'olio a crudo per l'insalata sa di muffa? È una cosa assurda. C'è la cultura del vino, ma non è una vera cultura del vino, è una cultura dell'etichetta del vino, del prezzo del vino. Perché se io ho un cuoco e dei clienti che non sentono che un olio è muffito, che un olio è pesante, che un olio non ha nessuna aroma veramente gradevole, ma è una presa per il culo che questo ordini del vino, di cui non capisci niente, ma dagli il tavernello, quello in Tetra Pak, tanto non sentirà mai nessuna differenza tra il tavernello e un Barolo straordinario. Ma alle persone in realtà non interessa quello che mangiano, gli interessa poter dire: sono andato al ristorante e mi sono comprato una bottiglia da 200 euro. Questo è un grossissimo problema. Ci sono ristoranti che sostanzialmente non vendono quello che c'è dentro il piatto, ma quello che c'è attorno al piatto: la tovaglia, il sottopiatto, il sottosottopiatto, il bicchiere, eccetera eccetera. Noi a Alcatraz abbiamo fatto una scelta dura, cioè piatti normali di ceramica bianca, bicchieri normali, tovaglie di carta, tovaglioli di carta, e puntiamo sulla qualità. È esattamente una filosofia rovesciata rispetto a quella dominante. E qui c'è un discorso molto lungo, ma secondo me molto importante, lo accenno soltanto, che riguarda quello che per me è uno dei più grossi problemi della società, che sta dietro poi a tutti gli orrori, la guerra, la fame, lo sfruttamento, eccetera eccetera. Cioè una frigidità della stragrande maggioranza delle persone. Una persona che fa violenza, sia fisica sia psicologica, è una persona che ha distrutto i neuroni a specchio. I neuroni a specchio sono quella cosa che si attiva ogni volta che io vedo una persona fare qualche cosa. Se io vedo una persona sorridere,
lavorano nel mio cervello i neuroni che si attivano quando io sorrido. Se vedo una persona piangere, i neuroni che si attivano quando io piango. La nostra società si basa sulla distruzione di questa capacità. In particolare chi ha origini europee discende da una genia di gente che ha fatto guerre, massacri, che è andata a rubare tutto quello che si poteva rubare nel resto del mondo, che è andato a fare stragi, eccetera, eccetera. Noi abbiamo una cultura che è lontana dalla capacità di sentire le emozioni degli altri. Noi abbiamo un grosso problema rispetto ad altre culture, come ad esempio la cultura Ubuntu in Africa, la cultura dei Maya del Chiapas, che immaginano se stessi come parte di una collettività. Noi siamo individui isolati e questa situazione porta a una mancanza di percezioni. L'uomo bianco è meno capace di percepire le sensazioni, i sapori, gli odori, e tanto più se vive all'interno di una città moderna, di una megalopoli, ha una ottenebrazione delle percezioni, e questo è un grande disastro. E attenzione, è un fenomeno enorme. Forse molti di voi non sanno che grossomodo la metà dei maschi nei paesi occidentali, nei paesi industrializzati, non raggiunge l'orgasmo. Si sa che esiste la frigidità femminile, ma non è conosciuto il fatto che esiste la frigidità maschile, cioè l'eiaculazione senza piacere. E questo è un fenomeno generale. Se vi interessa, adesso non è qui l'argomento da trattare in lungo, però io ho fatto un articolo che si intitola "Lo stupratore è frigido", dove cito tutta una serie di questioni secondo me fondamentali che riguardano proprio la percezione del piacere e che cos'è il piacere. Ma per tornare al discorso della cucina, quelli che frequentano i ristoranti di un certo tipo, che vendono l'immagine, cercano un piacere mentale, così come i maschi che non provano piacere fisico cercano la soddisfazione della mente, di aver conquistato un'altra donna, di aver conquistato una bottiglia di vino preziosa, di whisky che c'ha 200 anni, eccetera, eccetera. È un piacere della mente, e la mente mente, ti dà la sensazione di aver provato l'estasi, ma non hai provato nulla, perché non sei capace di sentire le tue percezioni, di sentire il bello e il buono del mondo. Un altro aspetto secondo me fondamentale è nella filosofia del piatto, cioè la ricetta. Questa è un'altra questione molto grossa sulla quale io, insieme a Angela Labellarte, che è la nostra chef, lavoriamo insieme da più di 30 anni, abbiamo posto al centro del nostro lavoro. Quando io ho dovuto scegliere una cuoca per Alcatraz, ho fatto un annuncio sui giornali e ho iniziato a fare delle prove. Sono venuti vari cuochi provenienti da ristoranti molto importanti e facevano questi piatti estremamente elaborati, queste invenzioni. Angela, quando fece la prova, cucinò un piatto di spaghetti al pomodoro col basilico e una scaloppina di vitello con la farina al limone. Cioè fece due piatti di casa. Ma chi
se ha una certa concezione della cucina, sa benissimo che i piatti più semplici sono difficilissimi. Non è vero che tutti sono capaci di fare un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico, perché se tu realmente sai fare un piatto di spaghetti al pomodoro e basilico, lì c'è veramente una magia. Ora, chiaramente io sono a favore di tutte le sperimentazioni del mondo, però osservo che la linea che è passata è quella di buttare via quello che è la tradizione a favore di una sperimentazione che ha come unico obiettivo di stupire, e secondo me anche di prendere per il culo. Cioè, quando io vado in un ristorante iperblasonato e mi servono una carta geografica del mondo di plastica al posto del piatto, e in questa carta sono indicati dei vulcani e su questi vulcani vengono appoggiati 6 pezzettini di cioccolato da mezzo grammo, certo è una cosa nuova, ma cioè stiamo al delirio. Se poi lo devo pagare 150 euro un pranzo concepito così, siamo al delirio e alla rapina. Mi guardo intorno e dico, vabbè, io sono un coglione a essere venuto in questo ristorante, però vedo che sono in buona compagnia, perché c'è tanta gente che frequenta questi ristoranti e che poi così lo va a raccontare come ho fatto una cosa molto importante, molto raffinata. E c'è un problema. Quando io metto in un primo, in un antipasto 20 ingredienti, in un primo 30 ingredienti, in un secondo 30 ingredienti e poi nel dolce metto altri 15 ingredienti, c'è un fenomeno: il nostro stomaco non è più in grado di elaborare le componenti chimiche. Non so se vi è capitato di andare in grandi ristoranti che fanno questo tipo di cucina, magari anche biologica, perfetta, benedetta, eccetera, eccetera, ma poi non digerisci, perché hanno messo insieme una cozzaglia di ingredienti senza senso, e quindi non ho un qualche cosa che è buono da mangiare anche per il mio corpo. Ho qualche cosa che è buono da mangiare un'altra volta per la mia soddisfazione mentale. C'è un grosso problema appunto nella nostra cultura, che noi viviamo nel cervello, nei pensieri più che nel corpo, e questo modo di fare cucina conferma questo problema, è lo specchio di questo problema. Quello che noi cerchiamo di fare nel nostro ristorante è invece di sviluppare un rapporto sacro con la tradizione. Perché se c'è un piatto che viene cucinato da centinaia di anni, vuol dire che quel piatto è stato cucinato centinaia di migliaia, milioni di volte. E attraverso questa continua pratica, questo piatto raggiunge un livello di perfezione. Certo, è anche importante lo stupore in tavola, però quello che noi facciamo, ad esempio, è di proporre piatti di tutta la tradizione italiana. Noi non abbiamo un menù fisso, nel senso che la maggioranza delle persone viene a Alcatraz e ci resta per periodi di una settimana, due settimane. Non c'è soltanto persone che vengono al ristorante quel giorno a mangiare. Quindi noi dobbiamo cambiare menù tutti i giorni, e questo ci permette di proporre tantissime cose. Siccome vogliamo appunto stupire, proponiamo non soltanto piatti della tradizione italiana, ma piatti della tradizione di tutto il mondo, dalla Russia alla Cina, all'Africa, al Sud America. C'è un universo
di tradizioni locali da esplorare e la maggioranza delle persone invece in tutta la sua vita sperimenta soltanto dei piccoli pezzetti della possibilità del cibo. Oggi poi con il cibo spazzatura addirittura ci sono persone che non sperimentano neppure il cibo della loro tradizione locale. Ma chiaramente se io cerco di allargare il mio panorama, il mio orizzonte e di proporre le soluzioni che si sono trovate in tutto il mondo, le varianti anche dello stesso piatto si sono fatte nel mondo, la cotoletta impanata, che è la cosa più banale del mondo, col pan grattato, poi vai in Russia e hai il pollo alla Kiev, che è un petto di pollo steso, reso sottilissimo, avvolto intorno a una noce di burro ghiacciato, poi impanato con doppia impanatura, con uovo e pan grattato, buttato nel burro rovente e praticamente il guscio esterno si solidifica e si impermeabilizza prima che il burro dentro si sciolga, per cui quando tu vai a tagliare hai questo burro che cola ed è una cosa geniale. Ovviamente poi uno può fare delle variazioni, ad esempio noi abbiamo iniziato a fare questo piatto cuocendolo nel forno ventilato ad altissima temperatura e abbiamo usato aggiungere una foglia di salvia all'interno del burro, però capite che sono variazioni che rispettano assolutamente il criterio centrale della ricetta, sono variazioni sul tema. Ecco, io credo che questa linea, cioè di lavorare sullo stupore non puntando sull'apparenza facile, sulle soluzioni improvvisate, ma puntando sull'enorme ricchezza della tradizione che noi abbiamo in Italia e nel mondo sul cibo. La cosa incredibile è che oggi in Italia sono pochissimi i ristoranti che fanno questa scelta, addirittura ci sono delle cucine locali che hanno un valore enorme, una saggezza, una scienza notevolissima. Ad esempio la cucina milanese, io vengo da Milano, cioè poi sono 39 anni che sto alla Libera Università di Alcatraz sulle montagne sopra Perugia, ma le mie origini sono milanesi e ci sono tutta una serie di piatti che non c'è nessuno più o quasi nessuno che li fa e che si sono proprio perse le ricette. Dov'è che tu vai a mangiare a Milano la cassola, che è una roba esplosiva, adesso non sto a dirvi la ricetta ma c'è di tutto dentro, oppure come si fa il rustin negà? Posso dire, se avete un po' di soldi da spendere, c'è un locale a Milano che è El Matarel vicino a Corso Garibaldi dove fanno questo nodino, questa bistecca con l'osso cotta prima in padella e poi messa in forno su un letto di patate, coperta di patate e di brodo, e non si capisce come riescano a farlo, ma quello che viene fuori è un nodino che sembra un nodino fatto in padella, solo si spalma sul pane con la forchetta, cioè ha una consistenza inesistente. Io ho provato con Angela varie volte a rifarlo, c'è un trucco che nessun libro di cucina ti dice, questo ristoratore non c'è verso di farlo parlare, cioè ho cercato in tutte le maniere, ricattandolo moralmente, eccetera, eccetera, e rischiamo che quando muore lui nessuno lo sappia più fare. Ma
la tradizione italiana è piena di piatti abbandonati o non reperibili, o reperibili soltanto in un punto particolare della penisola. Voi sicuramente avete assaggiato la ricotta stagionata salata, ma la ricotta fresca, cioè quella di giornata salata, che nella zona di Olbia ce n'è, e di Nuoro ce ne sono addirittura delle varianti, perché poi addirittura la fanno fresca ma già la affumicano, oppure dipende il sale come lo metti, quando lo metti, eccetera eccetera. Io sono, diciamo, al di fuori della Sardegna non sono mai riuscito a trovarla. Le olive, che sono un piatto grandioso della nostra cucina, le olive conciate catanesi, che io mi ricordo mi faceva mangiare Ciccio Busac, che era uno dei più grandi cantastorie italiani, che lavorò con mio padre. Lui girava sempre con due otri, uno di olive bianche, uno di olive nere, super piccanti, con aglio, peperoncino, arancio, e finocchio selvatico, eccetera eccetera. E no, questo tipo di oliva non è reperibile sul mercato. Io sto lavorando molto in Sicilia in questo periodo, sono riuscito a trovare uno che ce l'ha a casa, cioè per sé fa due barilotti di olive alla catanese, ma non sono più sul mercato, eccetera eccetera eccetera, no? Il peperone della Basilicata seccato e poi fritto è una cosa che mangi lì, nel resto d'Italia non lo trovi. Insomma, c'è soltanto restando all'Italia la possibilità che un cuoco passi anni a fare ricerca per riportare in vita dei piatti che sono introvabili. Noi a un certo punto decidemmo con Angela di fare con lo Slow Food Umbria 10 cene a tema, portando in tavola quelli che sono i presidi dello Slow Food, i cibi, diciamo, giudicati importanti per la storia della tradizione italiana, e non riuscimmo a fare 10 serate perché non erano reperibili sul mercato la maggioranza dei cibi che erano stati censiti come eccellenze alimentari, perché sono piccolissime produzioni, le trovi sul posto, le trovi in quel dato ristorante, in quella data osteria, ma non c'è nessuna struttura commerciale che li diffonde, li spedisce, eccetera. Per cui io credo che ci sia proprio da fare una grande battaglia per, diciamo, non restare in questa corrente di sperimentazione estrema. Al limite va bene la sperimentazione, però a fianco, secondo me, è fondamentale che ci sia la riscoperta della grande tradizione, ed è fondamentale che chi fa sperimentazione si renda conto che ci sono delle regole nell'alimentazione, per cui ad esempio non puoi fare una cena con 60, 70, 80 ingredienti, perché quella non è più sperimentazione, è non capire come funziona la fisiologia della digestione umana, per cui fai bella figura, ma poi le persone si trovano dei mattoni nella pancia. Va bene, io a questo punto ho, diciamo, fatto questa introduzione, e mi piacerebbe, se ci fossero delle domande da parte vostra, aprire un po' di dialogo. C'è un ragazzo qua che alza la mano? Anche lì? Ok. So I was just wondering, like, you seem to know the fine dining industry quite well. I was just wondering that you seem to know the fine dining industry quite well. How do you know that if you cook a dinner with, you said, 30, 40 or 50 different ingredients, that it's bad and that it's
not good as a diet. Like in general, it's very interesting. I'm just wondering what your sources are and how do you know that, or is that your experience, your personal experience, or yeah. Allora, thank you. In realtà quando crea queste accozzaglie di ingredienti dove si va dai 35-40 in su, poi in realtà risulta difficile da digerire. Quali sono le fonti? Da dove ha tratto questo concetto? Esperienza personale o ci sono delle fonti scientifiche? No, esperienza personale e logica, cioè i nostri progenitori che giravano per la foresta in un'ora non riuscivano a mangiare più di tot diversi cibi. Sarebbe interessante che voi che siete all'università faceste delle ricerche e stabiliste qual è il numero medio di ingredienti oltre i quali si inizia ad avere difficoltà a digerire, però è un'esperienza abbastanza diffusa, cioè diciamo varia gente mi ha confermato che quando mangiano in certi ristoranti poi non digeriscono, insomma. Ripeto, nonostante che tutti gli ingredienti siano ottimi e perfetti, sicuramente non è qualcosa di scientificamente provato, è una mia convinzione, però non è neanche scientificamente provato che faccia bene mangiare 60 ingredienti, quindi siamo alla pari. La storia dirà chi ha ragione. Per adesso comunque la discussione funziona così, si fanno delle ipotesi e ci sono ipotesi in un senso, ipotesi nell'altra, nell'altro senso. Cuisines that use a lot of ingredients, you said. There are also ancient cuisines that use a lot of ingredients. Take the example of mole, for example, the Mexican chocolate sauce, which has 40, 50, 60 different ingredients. Is that also bad? And they have a rich tradition there as well. Quella della molteplicità di ingredienti non è solo un'innovazione della cucina moderna, perché ci sono delle preparazioni, ad esempio la cucina messicana, cioè il mole, che contiene 45-50 ingredienti. Allora, il mole va bene che ce li abbia, è più digeribile oppure no? Sinceramente non conosco questa ricetta, bisogna poi però vedere dentro che tipo di ingredienti sono. Ci sono tu se fai un minestrone dentro puoi avere 10 verdure diverse, 15 verdure diverse, ma hanno una certa, come posso dire, armonia. Lei si rivolge a una certa categoria di ristoranti con molta critica, ma lei ha avuto esperienze in alcuni ristoranti di queste categorie in cui ha mangiato bene? Si è trovato bene, ha trovato meno... Sicuramente sì. Qualche esempio, non per fare pubblicità, per curiosità personale. Se io devo fare una classifica di grandi ristoranti, ad esempio il Al Moro di Roma, che è un ristorante che ha iniziato come osteria popolare, poi è diventato un ristorante di alto livello, dove tra l'altro cucinano una delle migliori carbonare del mondo, e ho una adorazione per la carbonara. C'è tutto il gruppo di ristoranti del Cibreo di Firenze, c'è il ristorante vegano di Alessandria, gestito dalla comunità di Don Gallo, che tra l'altro è un'iniziativa sociale enorme, all'isola, ed è un ristorante a bassissimo prezzo, ma di un livello di qualità veramente, dal mio punto di vista, strepitoso. Al Matarel di Milano è un altro ristorante di lusso, però che ha una... il Boccon di Vino qui a Bra. Vabbè, grazie. Mi fermo qua l'elenco, se no faccio un'ora di... Ci sono tantissimi ristoranti di alto livello, diciamo tra i ristoranti di lusso
La cosa interessante è che ci sono anche dei ristoranti non di lusso che sono di altissimo livello, cioè che fanno una scelta diversa nel modo appunto di suddivisione dei costi, no? Ristoranti con la tovaglia di carta o senza tovaglia proprio, col legno. In relazione al titolo della conferenza, che appunto vive in eterno mangiando solo dinosauri, e col collegamento appunto con, cioè, essenziale col suo discorso anche, cioè la scelta di questo titolo, la scelta del titolo di questa conferenza. Beh, è una battuta rispetto al fatto che non esiste una dieta ideale. Oggi come oggi, secondo me, appunto, la dieta ideale sarebbe mangiare insetti, verdure e frutta cruda, ma a me fa schifo e se dovessi mangiarlo starei male e quindi sarebbe un danno per la mia salute. Era una battuta, non è che vi propongo il dinosauro. La mia domanda era riferita appunto al discorso che io invece condivido, relativo alla complessità a volte eccessiva, a una ricerca a volte come si potrebbe definire ridondante del sofisticato in cucina, quando invece non c'è niente di più bello e prezioso, secondo me, proprio nel modo di vivere della semplicità, penso. Quindi non sarebbe forse anche un caso provare a ritornare un po' tutti verso una, non so, una semplicità che non vuol dire mediocrità, anzi, però qualcosa un pochino più di scanzonato non sarebbe male, imparare a godersela un po' di più, secondo lei. Ti ringrazio per il sostegno, ne avevo bisogno. Grazie a lei. Beh, allora una domanda la faccio io. Giusto due parole, ma anche quattro sarebbero benvenute sulla libera università di Alcatraz. È un centro culturale. Noi ospitiamo ogni anno decine di corsi diversi. Sostanzialmente nel settore dell'arte, quindi corsi di teatro, di cinema, di scrittura, nel settore del benessere abbiamo una piscina calda a 34 gradi, abbiamo una piscina fredda, facciamo tutte queste cose tipo yoga, respirazione, eccetera eccetera, danza del ventre. Io tengo da 39 anni un corso che si chiama di yoga demenziale, in cui insegna una serie di cazzate da ridere che però sono vere, niente a che vedere con le posizioni di yoga, eccetera eccetera. Anche lì ci siamo trovati a fare una battaglia su un'idea delle discipline orientali completamente sballata. Io, grazie a insegnamenti sbagliati di respirazione pranica, che è una roba indiana, mi sono procurato due ernie che ho dovuto poi operare perché puntavano sulla respirazione solo addominale, criminalizzando la respirazione alta. Per cui, diciamo, abbiamo fatto un lavoro in questi anni di cercare di riportare al buon senso una serie di tecniche. E poi ci occupiamo di ecotecnologie. Alcatraz è un posto che da anni produce più energia di quella che consuma, e abbiamo fatto corsi per elettricisti, per i pannelli fotovoltaici, per idraulici, per i pannelli termici, corsi per ingegneri su come costruire una casa ecologica. Stiamo realizzando una città verde, cioè Alcatraz sono 4 milioni e mezzo di metri quadrati di boschi e dentro ci sono una serie di case restaurate, di ruderi, e stiamo aiutando le persone che vogliono trasferirsi dalla città a, diciamo, il problema per uno che vuole andare in campagna è che un rudere sono grosso modo 500 metri quadrati, per cui è al di fuori delle tasche di molte persone. Noi diamo la possibilità di comprare delle case più piccole, di 50-100 metri quadrati, di comprarle come rudere, per cui uno se le aggiusta da solo, di comprarle mezze fatte oppure chiavi in mano a seconda delle esigenze. Alcatraz produciamo spettacoli, ospitiamo gruppi che devono provare spettacoli, scrivere album musicali, realizzare tutta una serie di opere artistiche, e
l'altro fronte sul quale lavoriamo è quello sociale. Quando i miei genitori hanno preso il premio Nobel, hanno devoluto i soldi, hanno creato un comitato, un Nobel per i disabili, e l'intera cifra, che era 1.750.000.000 di lire, cioè diviso 2, vabbè, un sacco di soldi, per una serie di attività di soccorso sociale, da comprare 37 pulmini da dare a delle associazioni di disabili per garantire la mobilità, a intervenire a favore dei soldati italiani che erano stati avvelenati in Jugoslavia dall'uranio impoverito e l'esercito italiano non riconosceva il danno che questi avevano ricevuto, per cui in alcuni casi pagavamo i medici, in altri casi pagavamo i funerali, la bara, eccetera, perché sono morti 350 soldati finora. Lavoriamo molto in internet, produciamo una serie di siti di informazione sia culturale che di controinformazione, e siamo impegnati in alcuni progetti di sviluppo di città come Gela, ad esempio, che è una città in grande difficoltà, formando dei gruppi locali di animazione culturale e economica, e creando tutta una serie di iniziative. Una delle ultime che abbiamo fatto, che trovate in internet, è quella di organizzare 430 blog individuali di studenti delle scuole superiori all'interno dell'alternanza scuola-lavoro, ognuno sulla propria passione, e questo ha ottenuto il risultato di diciamo motivare gli studenti che avevano i peggiori risultati, gli ultimi della classe. E un progetto divertente, se volete andarvelo a vedere, è stato di costruire un'isola di bottiglie di plastica riciclate, 30.000 bottiglie di plastica, sul lago di Iseo, con una tecnologia che serve per disinquinare il lago attraverso filtri di batteri, a batteri e ghiaia, a sabbia, con pompa, pannello fotovoltaico, eccetera. In realtà facciamo molte cose, siamo una rete di professionisti, non siamo un partito, non siamo un'associazione o qualche cos'altro, che lavorano nel settore dell'arte, della comunicazione, del benessere e delle ecotecnologie, e collaboriamo in maniera molto aperta e orizzontale, veramente a rete, in moltissimi progetti. Se andate su internet, in questo momento la centrale, diciamo, della comunicazione è peopleforplanet.it, comunque se andate su jacopofo.com trovate tutto, oppure sulla mia pagina Facebook. E tra l'altro ci sono tutta una serie di iniziative aperte, perché ad esempio realizziamo dei libri di storia facendo delle ricerche, ad esempio sulle rivolte degli schiavi in Brasile, che hanno vinto, rivolte vincenti, o su i Seminole, che sono gli unici indiani che non si sono mai arresi agli Stati Uniti d'America, e sono gruppi di lavoro che lavorano per uno o due anni, realizzano un libro e poi dividono i soldi che escono dalla pubblicazione. Allora vi ringrazio, e grazie. Voi che avete resistito fino alla fine, buona serata.